Sono stati oltre 25.000 i turisti arrivati al terminal di Alessandria con i servizi autozughe, autoslap, il servizio di treni con auto e moto al seguito dal nord Europa, un incremento del 3% rispetto al 2010. Di questi dati si è parlato ieri nel corso di una conferenza stampa a cui ha preso parte, tra gli altri, il vicepresidente della provincia e assessore al turismo Rita Rossa. Sentiamo De Vinci. Sì, i dati ci confermano un aumento sia negli arrivi che nelle presenze, 12% in più degli arrivi e 4% in più delle presenze. Questo è il risultato di una politica di promozione del territorio che, nonostante la crisi, che evidentemente influisce anche in modo significativo, premia gli sforzi di coesione territoriale e gli sforzi che fanno sì che all'estero si promuova il territorio nel suo complesso. Le prospettive sono buone, Autozughe e Autoslap hanno rinnovato l'impegno intanto con Alessandria, hanno rinnovato l'impegno a considerare la stazione di Alessandria la porta del Mediterraneo e soprattutto hanno rinnovato l'impegno a confermare le politiche di promozione comune che saranno fatte proprio per indurre anche la loro clientela a scegliere la provincia di Alessandria come meta delle loro vacanze. Quindi mi sembra che da questo punto di vista ci siano buone prospettive, però ci sia anche molto da lavorare. Garantito anche il servizio treno, no? Arena Ways o altro gestore del servizio comunque ci sarà sicuramente a partire da marzo. Ma i servizi sono garantiti, Autozug e Autoslap partono, ovviamente noi siamo in attesa di conoscere quali saranno i nuovi acquirenti, quindi i nuovi soci. Io credo che insieme alla Regione Piemonte, segnatamente insieme all'assessore Cirio, assessore al turismo, abbiamo svolto quest'estate in agosto un importante lavoro di sostegno per far sì che il servizio non fosse sospeso proprio nel momento clou. Ci sono diversi acquirenti interessati, i tedeschi e gli olandesi sono sicuri di partire, questo quindi ci tranquillizza, siamo in attesa di conoscere anche noi i nuovi soci per poter con loro programmare al meglio un servizio per questa sfida e per questa costruzione di un'economia turistica per la nostra provincia.